Oggi, giovedì 16 settembre, prima campanella a scuola anche nell'Istituto Comprensivo Montalcini di Agrigento. Nessun particolare problema ricorre per la prevenzione anti-Covid. Semmai, come ad ogni inizio di anno, vi sono problemi con il personale ATA che non è stato ancora completato. Inoltre, non è stato ancora avviato il servizio di assistenza agli anziani, agli alunni, scusate, disabili. Ascoltiamo il preside Luigi Costanza. Ci troviamo in uno dei 10 plessi dell'IC Rita Levi di Montalcini, precisamente siamo alla materna Santa Chiara con il preside. Quali le problematiche affrontate in questo primo giorno di scuola? Ma le problematiche all'inizio sono state, sembravano un po' più complesse del dovuto, soprattutto per il controllo dei Green Pass. Devo dire che invece, grazie alla sensibilità, alla professionalità di tutti i miei docenti, tutto il personale, non abbiamo avuto alcun problema. Tutto il personale è in possesso del Green Pass, semplicemente c'è qualche difficoltà per quanto riguarda l'entrata dei genitori ai quali dobbiamo controllare questo Green Pass. Difficoltà dovuta alla carenza al momento di personale ausiliario, però speriamo che nel più breve tempo possibile possano arrivare nuovi collaboratori, atteso che, ripeto, avendo ben 10 plessi è normale ci vorrebbe un numero di collaboratori scolastici sufficienti a garantire la sicurezza. Però in questo momento è importante avviare le lezioni come abbiamo fatto stamattina, prima accogliendo i ragazzi che già avevano frequentato la scuola e poi successivamente alle 9 con l'accoglienza dei nuovi alunni che frequenteranno le prime classi. Le prospettive sono sicuramente rose, stiamo tutti attenzionando e mettendo in pratica quelli che sono i protocolli sulla sicurezza, per cui dico al momento tutto sta proseguendo bene, speriamo che questa pandemia possa finire nel più breve tempo. Lei si riferiva naturalmente al personale ATA, come mai non è stato ancora messo in servizio? No, no, il problema è che ci sono delle situazioni, diciamo, di organico che vanno attenzionate. È normale che questo organico ancora risulta carente, anche perché ci troviamo ad avere ulteriori plessi quest'anno e quindi so che gli uffici quinto dell'ambito territoriale di Agrigento stanno provvedendo. Quindi già abbiamo fatto le richieste, credo che fra qualche giorno potremo avere qualche unità in più, ripeto, atteso la particolare complessità di questo istituto. L'ultima domanda, per quanto riguarda l'assistenza all'igiene degli studenti, sembra che qualcosa si stia muovendo. Sì, proprio notizia di poco fa, è venuto il sindaco a portarci saluti nell'alto plesso centrale e mi diceva che per quanto riguarda l'assistenza igienico-personale avrà un incontro con l'assessorato di Palermo, con la regione siciliana, per avere in merito ragguagli in proposito. Mi diceva che ci sono buone prospettive, però ripeto, dobbiamo presentare qualche giorno e quindi anche questa sarà risolta positivamente.